Prima serata di prove in Piazza Grande in vista della giostra straordinaria del 27 di agosto, ancora pochi significativi tentativi dei giostratori verso il boato, come capita sovente nella prima serata di prove. Questa sera vogliamo però farvi ascoltare le voci del rettore di Porta Santo Spirito, Ezio Gori, che ritorna sui fatti anche dopo la vittoria della Lancia d'Oro, le intemperanze che si sono viste in Piazza Grande, anche perché proprio durante la prima serata di prove ci sono stati diversi sostenitori di Porta Crucifica che hanno animato con il loro tifo la piazza. Inizialmente però questi cori partivano dalla zona del Borgunto, da dove partivano i giostratori di Santo Spirito per le prove. Sentiremo Ezio Gori come commenta questi episodi e sentiremo anche quali provvedimenti sta decidendo l'amministrazione comunale, soprattutto per il corteo dopo gli incidenti che si erano verificati a giugno tra Piazza San Michele e la Pieve. Sono disturbi che, devo dire la verità, noi ci fanno piacere, perché quando siamo alle scuderie lo facciamo come formula d'allenamento, sicché anche disturbate stasera, da soli, no? Sì, no, si crea dei disturbi più similari a quelli della piazza, e devo ringraziare i simpatizzanti di Porta Crucifera che ci hanno dato una mano. Questa è la considerazione per quanto riguarda noi come sotto l'aspetto degli allenamenti. Dopo, se faccio un'analisi un pochino più larga, a largo raggio, dico che si parla tanto di andare a svolgere una giostra in un clima di serenità e tranquillità, vedo che arrivano i disturbi già dal primo giorno delle prove, sicché prevedo che sarà una giostra non assolutamente non tranquilla e non calma, anche in virtù delle ridicole sanzioni che sono state applicate durante la giostra di giugno. Ci saranno le transiene lungo una parte del percorso, tipo alla Pieve? Beh, allora, le transiene ci sono già in Piazza San Michele e stiamo valutando anche delle nuove posizioni su altre zone, però attualmente non c'è niente di definitivo, ci saranno delle riunioni nei prossimi giorni in prefettura, in quella sede verranno decise le misure da prendere per contenere gli eventuali disagi che si sono creati a giugno e che non vorremmo si ripetessero, ma che comunque io non credo che si ripeteranno, perché insomma le persone sono state individuate, sono già stati presi dei provvedimenti nei loro confronti, quindi non credo che avranno in animo di ripetere situazioni analoghe. Comunque non sono mancati i cinque della prima serata di prove, in particolare quello centrato da Enrico Vedovini per Porta Sant'Andrea, quello di Filippo Fardelli per Porta Crucifera e il Pomodoro Pieno centrato da Andrea Carboni di Porta del Foro.